Ciao, per chi non mi conosce sono Mauro Simonella, presidente della Podistica Peralto. Questa alle mie spalle è la nostra sede ed è anche la sede degli Amici del Peralto e sarà anche la partenza della scalata al diamante che oggi vi presenteremo. Percorreremo tutto il tragitto della gara, vi daremo tutte le motivazioni per non mancare a questa meravigliosa gara che è veramente unica. Gare su strada, maratone, mezze maratone si possono correre tutte le domeniche in ogni parte d'Italia, ma la scalata al diamante è veramente unica, il percorso è meraviglioso. Si superano il Forte Puin e il Fratello Minore, si attraversano sentieri, boschi, pietraie, per finire con i 14 tornanti che vi porteranno fino alla vetta di questo forte che è veramente affascinante. Si partirà qua dalla nostra sede e si percorrerà i primi chilometri sulla strada asfaltata fino ad arrivare al Cancello dell'Avvocato. Benissimo, abbiamo già percorso 1300 metri, tutti naturalmente in asfalto, siamo arrivati qui, abbiamo superato il Cancello dell'Avvocato e adesso iniziamo la discesa che ci porterà al Forte Puin. Allora, dopo la breve discesa, iniziamo la salita, ma non ci interessa niente, siamo veri atleti. Figurati se ci spaventiamo per questa salita qua. Veramente la chiamano la salita spaccacuore. Allora, abbiamo percorso quasi 2 chilometri. Abbiamo fatto la prima salita, la spaccacuore. Adesso ci sarà un tratto in pianura, bellissimo, nel bosco. E poi inizieranno le vere salite. In uno dei punti più affascinanti di questo percorso. Per la prima volta si vede il Forte Diamante, la meta del nostro arrivo. E adesso, proseguendo su questa strada, costeggeremo il Forte Puin. Bene, siamo al 3° chilometro, abbiamo fatto un tratto pianeggiante e adesso riniziamo a salire. Però a differenza degli anni scorsi, invece che prendere la pietraia, che è veramente disestata, prendiamo il sentiero qua sulla destra. Iniziamo a vederlo sempre più grande, ma è veramente bello. Dobbiamo arrivare fino alla su in cima. Non ci manca ancora tanto, siamo al 3300 metri, manca ancora più di 2 chilometri, ma sicuramente ce la faremo, siamo veramente forti. Ci guarda dall'alto, spettacolare, non è bello, è vero? Siamo quasi arrivati, ci mancano soltanto l'ultimo pezzettino, 14 lunghi tornanti per arrivare alla vetta e dire, anche io ho scalato il diamante. Oh Fabio, siamo al secondo tornante, ora iniziamo a fare il terzo, dai dai, ce la facciamo, su. Dai, siamo ancora freschi, dobbiamo arrivare in cima, in totale sono 14, ma per noi sarà una passeggiata, dai. Forza, dai, dai, che ne abbiamo fatti 11, ne mancano soltanto 3. Dai, che se no questo qua è un video promozionale della gara. Se la gente vede che fatichiamo non viene nessuno, porca miseria. Dai, sbrigati, dai che ce la facciamo. Dai, dai Fabio. Dai Fabio, vai. È l'ultimo. Siamo arrivati, dai. Dai, dai, l'ultima curva, Fabio. Ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati. Dai, ecco il diamante. Grande, grande.
l'abbiamo fatta, siamo arrivati al diamante. Veramente un'esperienza bellissima, vero Fabio? Bellissima, proprio dura ma bella, molto bella. Adesso qui non vedete nessuno, ci siamo soltanto noi, ma il giorno della gara ci saranno i cronometristi che vi prenderanno il tempo, ci sarà il pubblico e la cosa più importante, ci sarete voi. Sono esattamente 4.930 metri, perciò il tempo prendetelo su questa distanza. Mi raccomando, vi aspetto veramente tutti per dire anche io ho scalato il diamante.